Ciao a tutti, per l'angolo delle curiosità parliamo di regole oggi, regole come quelle che si trovano scritte in vari posti. Da noi in Italia spesso si usa la parola severamente, è severamente vietato calpestare le aiuole, eccetera. Severamente si trova dappertutto e è un po' simpatica sta cosa perché sembra che sia indispensabile metterlo. Se non si mette severamente, se si dicesse solo è vietato calpestare le aiuole, sembra quasi che la regola non sia così efficace. Forse la gente ha bisogno di essere severamente per rispettarla. In America invece si hanno le regole più ovvie, diciamo, più che sono davvero ridicole a volte, tipo una regola tipo quando si compra il microonde nelle istruzioni è scritto che non bisogna mettere animali vivi dentro, il gatto eccetera. Non so, si vede che qualcuno in passato ha fatto anche queste cose. E la Russia anche lei le sue peculiarità, perché secondo me la Russia è il paese delle regole. Si trovano tantissime regole dappertutto. Quello che mi ha colpito di più è soprattutto sugli autobus. Gli autobus sono all'interno, sono letteralmente tappezzate di fogliettini bianchi con scritte tutte le regole dell'autobus. Sì, per i bagagli forse, se i bambini, quanti bambini possono viaggiare gratis, eccetera, gli oggetti smarriti, tutte cose ragionevoli per quello, però sono veramente strapieni. E dopo un'altra cosa che ho trovato un po' curiosa è che hanno regole anche nell'ascensore. In tutti gli ascensori che ho visto qui in Russia c'è sempre il fogliettino con le regole. Sì, vabbè, ci sono anche le informazioni, in realtà non le ho mai lette, immagino ci siano anche le informazioni su cosa fare nel caso l'ascensore si blocchi, ma dopo ci sono anche le regole, tipo non saltare dentro l'ascensore, che anche questa è abbastanza ovvia. E così, regole, costumi diversi in paesi diversi. Dopo non so la gente se guardi, se legga queste regole nei vari paesi. Però così. Vi saluto, buona giornata, ciao ciao.